Santi Quirico e Giulitta, martiri. Quirico e Giulitta, un piccolo bambino di circa 3 anni, e sua madre, una matrona di stirpe regali, furono martiri del IV secolo. Allo scoppio violento della persecuzione di Diocleziano si diffondeva la caccia ai cristiani, voluta dal governatore Domiziano. Giulitta, rimasta vedova e pensando verosimilmente alla salvezza del suo bambino, più che a sé stessa, lasciò la sua città e i suoi averi per scendere insieme con due ancelle verso Seleucia, nell'Isauria. Anche qui il governatore romano Alessandro mostrava di eseguire con ferocia gli ordini di persecuzione degli editti imperiali. Giulitta ritenne quindi prudente proseguire per Tarso, nella Cilicia, ma subito la condotta e gli atteggiamenti di Giulitta furono notati e presto venne così denunciata come cristiana. Proprio in quegli stessi giorni il governatore dell'Isauria, Alessandro, aveva ricevuto l'incarico speciale di recarsi a Tarso per fare eseguire anche colà gli editti imperiali per cause sconosciute. Giulitta, la cui reputazione era già nota ad Alessandro, venne per suo ordine raggiunta e tratta in arresto. Ella, non volendo separarsi dal suo bambino, si lasciò tradurre davanti all'implacabile governatore, tenendosi in braccio il piccolo Quirico. Alla vista dei gendarmi, le ancelle se ne fuggirono spaventate, osservando da lontano la sorte della povera Giuditta. Alessandro interrogò a lungo la donna, ma ne ottiene solo una risposta: "Io sono cristiana." Le venne così imposto di sacrificare agli dèi, ma Giulitta si rifiuta. Alessandro ne fu talmente irritato che le fece strappare dalle braccia il figliuolo e la mise alla tortura. Narra la tradizione che il tenero Quirico, sentendo la madre che in mezzo ai tormenti gridava «Io sono cristiana», ripeteva anch'egli «Io sono cristiano». Nel frattempo, il governatore Alessandro, fatto togliere il fanciullo alla madre, lo teneva sulle sue ginocchia. Ma per quanti sforzi facesse il governatore per distogliere gli occhi del fanciullo dal guardare la madre, il piccolo continuava a tenere gli occhi rivolti verso di lei e a gridare «Io sono cristiano». Alessandro, attratto anche dall'avvenenza del fanciullo, gli faceva carezze e se lo accostò per baciarlo. Ma il fanciullo lo respingeva ripetutamente e, assecondando i movimenti naturali propri della sua età, si sforzava di sottrarglisi. Finché il preside, adirato e fuori di sé, per un impeto di brutalità, prese per un piede il piccolo Quirico e dall'alto della gradinata marmorea su cui stava il suo seggio lo scagliò furente al suolo, dinanzi agli occhi della madre. Urtando sui gradini del tribunale, la vittima innocente si sfracellò il capo e tutto il pavimento all'intorno fu bagnato del suo sangue. La madre, Giulitta, pure impietrita dal dolore, davanti al frutto del suo amore sfracellato per terra sui gradini dello spietato governatore, ferma nella fede e resa per grazia divina superiore, riuscì, davanti a quello straziante e raccapricciante spettacolo, a ringraziare tra le lacrime il Signore per aver preso l'anima del figlio nella gloria del paradiso. Poi anch'essa, scorticata e coperta di pece bollente, fu condannata alla decapitazione e il suo corpo fu gettato fuori città con quello del suo figliolo. L'indomani le due ancelle rilevarono i due corpi durante la notte e li seppellirono. Quando, con l'impero di Costantino, giunse anche per i cristiani la pace e la sicurezza, una delle ancelle, che era sopravvissuta, poté indicare ai fedeli di Tarso il luogo dove erano state raccolte le spoglie del piccolo Quirico e di Giulitta, ed ebbe così inizio, con l'affermarsi della popolarità della loro storia, la tenera devozione per i due santi martiri.